Si chiamava Florin Popovic, era residente a Roma ed aveva 35 anni, l'ennesima vittima registrata lungo il tratto aretino della E45. Il camion che lui guidava è volato giù da un viadotto tra Canili e Valsavignone al chilometro 161 in direzione sud. Il 35enne avrebbe presumibilmente perso il controllo del mezzo che stava trasportando derrate alimentari a causa del manto stradale ghiacciato. Ha fatto un volo di circa 50 metri. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e la polizia stradale. L'impatto non ha purtroppo lasciato scampo all'autista del camion che è deceduto sul posto. Difficile anche il recupero della salma del 35enne perché era rimasto incastrato nell'abitacolo con gli arti inferiori. La notizia è diventata subito virale ed è stata condivisa attraverso i social network, soprattutto dal gruppo che si chiama Vergogna E45. In questo gruppo Facebook gli utenti che percorrono ogni giorno l'arteria denunciano i vari disservizi. L'incidente è avvenuto proprio nel primo fine settimana in cui le temperature sono scese e quindi si sono viste anche le prime nevicate. Quello che si chiedono gli utenti è se ovviamente il servizio di manutenzione da parte dell'ANAS sia stato effettuato con la puntualità dovuta.